c'è anche in questo momento. Io leggo, per motivi facilmente comprensibili, in genere non lo faccio mai, però stavolta passatemela. Un ringraziamento particolare lo voglio fare per primo, se permettete, a Leonardo Bambini, l'imprenditore titolare dell'Artgraph e colui che ha reso possibile realizzare in concreto questo importante progetto. Grazie alla sua generosità sono state stampate oltre 1000 copie senza costi. Un applauso lo merita, lo facciamo subito. E poi un grazie a Silvia Bianchini, della Tipografia Lupetto, amica di Silvana. Insieme abbiamo realizzato il progetto grafico del libro. Un grazie particolare anche a chi ha sempre seguito con il proprio prodotto l'iniziativa di Silvana, vale a dire l'amico Giuliano Martinelli con Elisa qui oggi presenti. E grazie a chi ci ospita, la Fondazione Casa di Parma di Città di Castello, nella persona del Presidente, l'Avvocato Fabio Nisi, che ringrazio per la grande sensibilità dimostrata. Un saluto a tutte le autorità presenti, qui con noi c'è l'Onorevole Verini che è veramente stato protagonista con Silvana di tante iniziative, è stato con lui il quale, poi lo dirò, insieme al Prefetto di Perugia ha velocizzato quello che è stato un riconoscimento, credo e spero, meritato per Silvana, appunto l'onorificenza cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Spero che arrivi in tempo anche il Vescovo, saluto Don Paolino Trani che è appena arrivato, saluto i sindaci sempre presenti, gli assessori, il dottor Silvio Pasqui dell'ASL, il dottor Stefano Bravi, responsabile di oncologia, dove mia moglie è stata purtroppo per lei per tanto tempo. Un grazie particolare, non è presente quest'oggi, si scusa, a Jack Sintini che è stato l'autore di una prefazione straordinaria. Un grazie ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ai colleghi della stampa che non ci sono oggi ma da sempre hanno seguito con grande sensibilità il percorso tracciato da Silvana. Mi ha mandato pochi minuti fa anche l'onorevole Marchetti un messaggio, doveva essere presente però gli impegni politici nelle Marche lo hanno tirato fuori in questo momento, e fra pochi minuti dovremmo avere un collegamento WhatsApp con il vice ministro all'istruzione, l'onorevole Anna Scani. Il racconto del mio libro, In tempo di quarantena, un progetto che doveva nascere più avanti, ma l'impossibilità attuale da marzo in pratica di organizzare iniziative nel ricordo di Silvana mi ha portato ad affrontare questa grande fatica, che in realtà fatica non è stata. Forse è stata una sofferenza, quella sì, ripercorrere soprattutto la fase della malattia. Di fatto il libro ha una parte iniziale abbastanza ridotta dal nostro primo incontro, giugno del 98, fino all'ottobre del 2015, quindi quando mia moglie conosce la malattia. Poi il racconto, anzi, è un diario, con vari capitoli e tante immagini che fermano i vari momenti delle varie tappe affrontate insieme nel tentativo di sconfiggere il cancro. Abbiamo parlato di noi, però di fatto io parlo sempre di lei. Jack Sintini nella prefazione ringrazia Silvana e dice: grazie Silvana per aver scritto queste pagine attraverso la mano di chi ti vuole bene, tenendo la testa alta e condividendo generosamente la tua enorme solidarietà. È tutto vero. Perché infatti insieme abbiamo condiviso la sua generosità, che poi è diventata solidarietà nella ricerca contro il cancro, tramite la Fondazione IEOCCM di Milano. In questo libro non parlo di morte, ma descrivo la vita, purtroppo breve, di una grande donna, oltre che di una figlia, di una moglie, di una mamma, di una sorella, di un'amica davvero unica. Penso, anzi spero di aver ricordato tutti i nostri momenti, i suoi momenti trascorsi insieme con vari capitoli e con foto che hanno tutte un significato particolare. Un racconto che descrive, soprattutto nella sua parte finale, una mia corsa contro il tempo,
per mantenere fino all'ultimo vivo il suo ricordo e il suo sorriso. L'intero ricavato di questo libro andrà a sostenere la ricerca della Fondazione IEOGCM. E poi, che ringrazio, ho avuto modo di parlare con i vertici, ringrazio molto di questa iniziativa. E poi merito particolare va anche a Federica, che ha curato personalmente con le sue idee e con la sua abilità creativa la copertina del libro. Quindi tutto merito suo la copertina del libro, e non solo. Fornendo poi ulteriori suggerimenti anche per quanto riguarda la parte cruciale del libro, quindi un senso di critica estremamente elevato che mi porta a pensare che somigli a qualcuna. Massimo. Grazie a Fabrizio. E adesso una carrellata di saluti che vi pregherei più concisa possibile. Partirei da Leonardo Bambini, che conoscete tutti, grande imprenditore, grande uomo di sport, ma grande anche nella generosità, nell'aver realizzato in maniera del tutto amichevole questo libro, e credo che sia un altro degli aspetti del contagio che dicevo prima, realizzati da Silvana. Prego Leonardo. Grazie, io credo che... Buongiorno a tutti intanto. Non so se sono la persona proprio adatta, però questo percorso con Fabrizio, quando è iniziata purtroppo questa malattia, ho vissuto insieme alcune serate e veramente, sai, rimani un po' male per la giovane età e tutto. Poi andando avanti ho continuato a seguirlo perché sono sempre stato nel loro gruppo e sapevo delle tante iniziative. E credo che la serenità con cui Silvana ha affrontato questo periodo ha dato probabilmente forza a tante altre persone che non sono fortunate magari e purtroppo devono convivere con delle malattie. Questo è quello che minimo, quando mi ha parlato del progetto, non potevamo vederci perché eravamo in un periodo un po'... ho detto aspettiamo un po' perché stiamo attraversando un periodo veramente delicato. Però ho condiviso immediatamente le sue idee, le idee della famiglia, e penso che il gesto mio è veramente il minimo che potevamo fare per ricordare Silvana, e spero che, ecco, quello che poi, grazie ai tanti amici che avevano, che aveva Silvana, dico, che sia una, non sarà chissà che, però sarà un aiuto comunque a lottare queste malattie. Contro, ecco, la lotta per il campo. Quindi ecco, grazie Leo. Grazie. Ringraziamo Leo, e io farei questa carrellata di sindaci partendo, per motivi anche di impegni precedenti, dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. Grazie, mi dispiace dover ripartire, ma il Covid era complicato quando era tutto chiuso, è più complicato adesso che sta riaprendo tutto e abbiamo una marea di incombenze per tentare di far ripartire l'attività in sicurezza. Però ovviamente non volevo mancare oggi perché non solo Fabrizio è un carissimo amico al quale sono molto affezionato, ma anche la vicenda di Silvana credo che sia emblematica anche di questa fase, credo che ci abbia lasciato un grande messaggio, che quello dell'ottimismo, della volontà di non arrendersi mai, di combattere e di non piangersi addosso. E noi siamo un paese che questa tendenza, ahimè, un po' ce l'ha di piangersi addosso. Siamo sempre alla ricerca delle colpe degli altri. E invece credo che il messaggio di Silvana mai come in questo momento sia attuale. È un messaggio fortissimo, che io ho sempre apprezzato molto, perché non è mai stato fra l'altro inquinato dalla retorica, ma è stato sempre un messaggio, il messaggio di una combattente, insomma. E questa è la cosa più bella che c'è, e credo che l'eredità che lascia non solo alla sua famiglia, ma siccome Fabrizio è stato così intelligente da condividere, diciamo, col mondo questo messaggio, è un messaggio che lascia a tutti noi e che rimarrà, credo, per sempre. Al di là della retorica, ripeto, che non va fatta, ma
L'impegno di Silvano è stato molto significativo e direi anche educativo per tutti noi, perché mai come oggi credo magari sarebbe importante ci fosse per dire che non bisogna arrendersi, che bisogna combattere, che bisogna affrontare le difficoltà con la volontà di sconfiggerle e di superarle. Per cui davvero grazie Fabrizio. Grazie a te Luciano per essere sempre stato presente al pari di tutti i sindaci. Certo, noi siamo presenti per dovere, ma credo soprattutto per piacere, certo, perché tutti la conoscevamo e credo che sia un bel riconoscimento anche al tuo impegno, perché l'impegno di Fabrizio è stato quello di condividere la sua sofferenza, che ovviamente era privata, sua, della sua famiglia, con tutti quanti, per cui ha, diciamo, collettivizzato un umano sentimento di sofferenza, trasformandolo invece in energia positiva. Per cui davvero grazie, grazie a te, davvero, Luciano. E alla forza, prossima, alla forza, prossima, certamente, alla prossima. Forza. Il babbo c'è? Babbo no, andava meglio. Allora, un caro saluto al babbo di Fabrizio. Lo so. Con cui vidi un Perugia Juve, gol di Cavonanese al 94esimo, ci volevano meno perché. Però scusa, io ti ricordo, caro Luciano, che io la prima partita che ho visto, tu dici, con Flavio, sì, la prima partita che ho visto al Curi, e non ero tifoso ancora del Perugia, fu un Perugia Juventus 1-0 per il Perugia, gol di Paolo Rossi. Quindi, ecco. E poi andò alla Juve. E poi andò alla Juve. Era a novembre 1980. Appunto. Grazie. Ringraziamo il sindaco Bacchetta e sottolineiamo anche la presenza delle assessoresse, certo, non so come si dice, Luciana Bassini e Rossella Cestini, che erano grandi amiche di Silvana, ricordiamolo, che ecco, sono state sempre accanto, vero, sempre accanto a Silvana, sì, e con la loro sensibilità di amministratrici, ma direi soprattutto di donne molto molto avvertite sotto questo punto di vista. Sindaco di San Giustino. San Giustino è il territorio di residenza di Fabrizio Federica e quindi lo è stato di Silvana. Paolo Fratini. Grazie, grazie a Fabrizio, a Federica per l'invito e anch'io insomma veramente ho avuto l'onore ovviamente di avere Silvana come cittadina, che è stata, diciamo, per tutti noi un esempio di vita, non solo nei momenti della difficoltà in cui ha tirato fuori veramente tutto il coraggio e anche l'impostazione ottimistica e positiva nonostante insomma la grave situazione, ma Silvana la ricordo anche come una persona che ha sempre lavorato, collaborato anche all'interno della frazione, del comune, certo, per tutte le attività insomma sociali e anche educative del nostro territorio. Quindi grazie soprattutto a Fabrizio e anche a Federica che portano avanti questi valori che la mamma Silvana ha insegnato a tutti noi, che vengono conservati anche all'interno dei nostri cuori nell'affrontare insomma le situazioni, purtroppo anche le difficoltà che la vita ci pone davanti, ma lo dobbiamo fare con questo spirito, anche con questo spirito fortemente altruistico, perché lei insomma ha utilizzato, diciamo che si è impegnata molto per il bene anche degli altri, perché la raccolta dei fondi va verso, diciamo, tutte quelle persone che si possono trovare in quelle situazioni di difficoltà, sperando insomma che la scienza sempre di più possa trovare una soluzione, trovare, diciamo, soluzioni a questo. Quindi grazie, grazie per Paolo, l'invito. Grazie, 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 grazie. Allora puoi venire. Allora abbiamo un collegamento video, speriamo di poter sentire, noi mettiamo il favore di microfono con il viceministro all'istruzione Anna Scani, che ringrazio, che è stata fermata a Roma da impegni, come sappiamo, li abbiamo visti tanti impegni soprattutto di questa settimana. Anna, ci tenevi però a portare un saluto rispetto a questa iniziativa del libro. Perché mi avrebbe fatto tanto piacere essere lì con voi oggi a ricordare quel
sorriso che resta, che continua a parlare, che continua a parlarci di resilienza, di forza di volontà, di capacità di affrontare le difficoltà e di farlo lasciando a tutte le persone intorno un'energia che appunto rimane, che continua a vivere. E quindi ringrazio per questo libro, per aver raccontato questa storia che meritava di essere raccontata e di restare, perché è una storia bella e in mezzo a un mondo che ci offre continuamente esempi drammatici, storie che non vorremmo mai sentire, il racconto di una storia bella fatto con amore di una persona che ha vissuto accanto a quel sorriso, secondo me è qualcosa che ci serve in questo momento, anche in questo momento difficile in cui abbiamo tanto bisogno tutti quanti di resistere, di affrontare le difficoltà che abbiamo davanti e di proiettarci oltre, magari imparando da quel sorriso che si può anche nelle difficoltà dare energia e messaggi a chi ci circonda. Quindi veramente grazie e scusa ancora se non sono lì, ma purtroppo le vicende legate alla scuola mi hanno trattenuto a Roma per impegni di lavoro oggi e domani, però ci sarà modo, spero, insomma, di fare altri incontri, altri appuntamenti come questi per ricordare questa storia, per raccontarcela ancora, perché questi racconti ci fanno bene alla nostra comunità locale ma nazionale, perché per fortuna questa è una storia che è diventata nazionale, come si racconta nel libro, e che è patrimonio della nostra piccola comunità e di tutto il paese. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi. Grazie Anna, ecco, faccio vedere anche un saluto anche da... aspetta un attimo, un saluto anche da mia figlia, eccola qua, che è universitaria, quindi mi raccomando, dacci un occhio particolare. Vabbè, comunque il settore è quello, vai. Grazie Anna, grazie a tutti. E mentre salutiamo anche l'assessore Massimo Massetti, che è appena intervenuto, continuiamo con il sindaco di Citerna, Enea Paladino. Così giovane, già così importante, ha un doppio motivo per essere qua, quello amministrativo ma anche quello familiare. Grazie. Tolgo la mascherina. Siamo congiunti, quindi, ecco, in questo caso. È possibile. Allora, io voglio ringraziare Federica e Fabrizio per l'iniziativa, ma vorrei incentrare, insomma, il mio discorso sul libro, sull'importanza di questo libro, perché avere un ricordo da parte di persone che hanno avuto la fortuna di vivere con Silvana, perché per il ricordo che ho io di Silvana, ogni volta che era con noi era un momento da ricordare, perché Silvana in qualsiasi momento si faceva ricordare. Io ho dei bellissimi ricordi di Silvana e credo che Fabrizio e Federica sono state persone fortunate nella loro vita per aver vissuto con Silvana. E quindi oggi sono molto curioso di leggermi questo libro di Silvana, insomma di pubblicizzarlo, perché sicuramente è una storia che deve essere raccontata, e sono curioso di leggere anche quella parte di vita che ovviamente non ha vissuto con me ma ha vissuto con loro, e che loro ci permettono di conoscerla. E quindi grazie per aver condividere tramite questo libro la vostra esperienza di vita con una grandissima persona che è stata Silvana. Grazie anche per la concisione dell'intervento. Sì, e salutiamo il dottor Pasqui e il dottor Bravi che non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Qualche volta si dice che le due parti della vallata Alto Tiberina non si parlino molto. Ecco, un altro dei prodigi realizzati da Silvana è il fatto che la vallata tutta si è spesso trovata unita per favorire le sue iniziative di solidarietà. Darei la parola al sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioni. Sì, grazie, un saluto, un abbraccio a... In favore di microfono. Sì, un abbraccio a Fabrizio e Federica. Ci troviamo qui, facciamo memoria,
raccontiamo una storia. Abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di fari, di punti di riferimento. Io ho conosciuto Silvana a ottobre, quando è venuta a proporci un'iniziativa. Volevano andare a Verona, con una carrozza. E purtroppo, ahimè, quando ai primi di novembre la carrozza è partita, Silvana non è potuta salire in quella carrozza. L'energia di questo sorriso, l'energia della positività, io l'ho conosciuta una mattina e l'ho vista solamente quella mattina lì. Una mattina in consiglio comunale, in sala giunta, dove hai visto una persona di una forza, di una potenza, di un'energia che ci ha lasciato, che ha lasciato a tutti noi, e che deve essere questo il messaggio forte che deve passare nel fare memoria di come si deve, di come si deve vivere, di come si deve vivere al massimo anche quando sai qual è il tuo destino. Questo è il messaggio di una potenza umana che solamente una grande persona ci poteva lasciare. Questo sarà, me lo porterò sempre nel cuore, è stata la conoscenza di quell'ora. Siamo stati insieme un'ora, è stata bellissima, il sorriso era questo. Grazie Fabrizio, un abbraccio. E ora altro riferimento familiare importante, anche qui un duplice aspetto, quello appunto dello zio, ma anche quello sanitario, perché è stato Carlo Paladino importante al fianco di Silvana. Prego. Come ho detto in un'altra occasione, Silvana nei 4 anni di malattia non l'ha sopravvissuti, ma l'ha vissuti veramente, grazie al suo coraggio, grazie alla sua caparbietà, grazie al suo sorriso. E io credo che Silvana, ma questo va detto anche di tante altre persone che purtroppo vivono questa malattia grave, che purtroppo il tumore, e lei alla faccia del cancro aveva fatto anche il suo calendario, ma anche, dico, tutti gli altri, sono quelli che probabilmente ci danno a noi medici, soprattutto noi medici di famiglia, che li viviamo quotidianamente, questa malattia, e l'affrontiamo insieme a loro, ci danno il coraggio e la voglia di continuare a fare questo lavoro. E guardate, Silvana è stata capace, per esempio, di coinvolgere nella sua malattia anche i medici dell'ospedale in maniera intensa, come Maria, ricordiamo Alessio, Maria Alessio, come la Miele, la dottoressa delle cure palliative, e tutto lo staff delle cure palliative. Non si è mai arresa alla malattia fino, penso, agli ultimi 2 giorni, quando mi ha detto: sì, non ce la faccio più, forse prima avviene è meglio, Scusate, mi emoziono anch'io. E sono quelle persone che danno veramente tanto coraggio nel nostro lavoro. Sono quelli che ci spingono a dire: ma forse ancora qualche anno rimango a fare il medico. Solo questo, grazie. Con il suo sorriso Silvana ha coinvolto tante persone, tante realtà, anche economiche. Io direi che un ruolo particolare, un posto particolare sotto questo profilo ce l'ha sicuramente il nostro Giuliano Martinelli, che insieme a Elisa è stato di una vicinanza che non è stata solo formale, sarebbe stata importante anche quella, ma è stata proprio di piena condivisione umana della vicenda di Silvana. E non è facile trovare un imprenditore di successo che non se la tira come Giuliano, ma soprattutto non è facile trovare un imprenditore che riesce a mettere in secondo piano i legittimi interessi suoi per mettere la solidarietà davanti a tutto. Giuliano ed Elisa, voglio anche che venga qua anche Elisa. Poi un grazie a Silvia Bianchini. Buongiorno a tutti. No, io dicevo prima una battuta con qualche amico giornalista, dico:
Sì, c'era lei sti giorni, ti ricordi l'anno scorso che Casciara? Cioè ha toccato organizzare una festa, eravamo un mille, è venuta su e qui ci mettiamo quelle, qui ci dico fermi tutti, qui si scherza. Questa dico ci porta avanti per tutta la vita. La tua degna collega in quanto Elisa. E quindi mi dicono che t'ha lasciato. Ho sentito che qualcun altro l'ha accennato, nel senso, quanto vedi una così in una situazione, in una condizione come la sua, che lei aveva già concettualizzato tutto, nel senso, sapeva tutto, e la vedi così, dici io che me devo lamentare. Avanti, Covid, non Covid, quello che sarà, avanti e si va, perché l'insegnamento è stato veramente potente, abbiamo fatto decine di iniziative, stavamo per organizzare anche questo. Facciamo il prossimo anno. Faremo il prossimo anno, non potremo stare distanziati sulla festa in quel modo, perché non c'ha nessun prossimo senso. Anno, prossimo anno lo facciamo, reinventeremo qualcosa durante l'anno, ma era scappata fuori la festa, ti ricordi a febbraio che a me mi era venuta sta brillante idea di fare la battuta, mi ha chiamato il giorno dopo e mi ha detto allora a giugno si fa la festa. E qua lì, a posto, sistemato. Quindi veramente io non c'ho nient'altro da dire e non vedo l'ora di mettere... Tanto lo prendi. Non vedo l'ora di mettere gli occhi... Diciamo che si parla anche di Giuliano in questo libro. E la vista Un pochino si parla di Giuliano. Ma ti ricordi il giorno che è venuto Giovanotti? No. Vado la mattina da Giuliano, la mattina doveva, il pomeriggio doveva venire Giovanotti... ovviamente non sapeva niente nessuno, nemmeno Silvana. Vado da Giuliano, gli dico dovevo prendere delle cose, gli dico guarda oggi a casa viene Giovanotti, lui mi fa a che ora arriva, ho capito, e alle 3:30 lui ha anticipato di un quarto d'ora ed è stato, l'ho scritto sul libro, esilarante il colloquio che hanno avuto lui e Giovanotti parlando di tartufi, una cosa meravigliosa, cioè veramente lì 70 telecamere non sarebbero state sufficienti per dare il giusto risalto a questo incontro che c'è stato, anche incontro con Silvana, incontro con te, però è stato veramente intimo. Poi dopo mi avevano obbligato a non scrivere niente, però evidentemente avevano scelto la persona sbagliata per non scrivere niente di questa cosa. E poi lui è arrivato con energia spaziale e ne ha trovata di più, nonostante la situazione che assolutamente era già un periodo più difficile. Anzi, mi ha mandato i saluti, Giovanotti, mi ha mandato i saluti proprio in questi giorni, complimentandosi con questa iniziativa. Quindi, comunque io sono sempre qui, anche se la Silvana non c'è più, sono sempre qui e quindi qualunque cosa ci verrà in mente la faremo. Ma un'altra cosa ce l'abbiamo in mente. Quindi. Bene, dopo ma ne avevo dubbi. Grazie. Un saluto a grazie tutti. A Elisa. Grazie Elisa. Concludiamo Walter. Voglio aggiungere un paio di cose velocissimamente. Allora, dicevamo della ricerca contro il cancro. In questi ultimi mesi, mi dispiace sottolinearlo, si sono un po' perse di vista quali sono le altre priorità a livello di malattie, sto parlando. Vale a dire le altre emergenze sanitarie che ci condizionano da sempre la nostra vita. Vi leggo un dato del 2016, un dato ufficiale Istat. Nel 2016 sono state in Italia 179.502 le morti per tumore e sono 480 morti in Italia al giorno di tumore, dato del 2016, quindi non 30 anni fa, 2016. Vi ricordo anche che nel 2019 sono stati stimati in Italia 371.000 nuovi casi di cancro, l'anno scorso, cioè qualche mese, fino a qualche mese fa. E non fatemi scendere su quelli che potrebbero essere le successive previsioni. Quindi, secondo me, dobbiamo riflettere tutti insieme su questi numeri e non perdiamo di vista l'importanza della ricerca anche per quanto riguarda il cancro. Ed è per questo che la missione avviata da Silvana da fine 2017 andrà ancora avanti con me e con nostra figlia. Questo lo volevo sottolineare in maniera decisa. Allora, non voglio certo dimenticare, qui mi rivolgo alle dirette Facebook, le frasi in ricordo di Silvana dall'inizio della parte conclusiva del volume. Sto parlando della sorella Daniela, che è stata a fianco fino in fondo, che ha descritto Silvana da piccola, insieme alla madre ovviamente, le altre sorelle, poi l'amica e collega di lavoro Annalisa Piccioni, fino al collega per me, maestro di giornalismo Gianfranco Ricci, che ha rivolto straordinarie parole di affetto insieme ad una descrizione di chi era veramente mia moglie. Vi invito quindi, quando lo sfoglierete, a non perdervi le frasi di altri colleghi sempre nel ricordo di Silvana.
degli amici del burraco, delle semplici persone che come lei hanno affrontato e affrontano il difficile quanto tormentato percorso del cancro. La prefazione scritta da Jack Sintini, come dicevo prima, è secondo me qualcosa di straordinario, una lezione di vita, ma non solo, perché lui descrive attimo per attimo quell'incontro di un anno fa con Silvana, facendo emergere un paragone sportivo che rispecchia davvero quello che è stato il cammino di entrambi questi eroi moderni. Oggi non è presente, però voglio pubblicamente ringraziare anche il prefetto di Perugia, il dottor Claudio Sgaraglia, che insieme all'onorevole Walter Verini ha seguito passo per passo la pratica per il conferimento dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Silvana. Il prefetto ha consegnato la lettera e la spilla tricolore a mia moglie qualche ora prima del suo addio, riuscendo così a portare a compimento questo grande dono che la comunità le ha fatto per quello che a lei è riuscita a dare nella sua purtroppo quanto intensa vita. E poi dopo concluderò, voglio anche ricordare che un contributo significativo all'edizione del libro è stato fornito anche da una ventina di sponsor che con grande sensibilità hanno messo a disposizione il loro logo per affiancare questo obiettivo di raccolta fondi, sponsor che ribadisco voglio ringraziare perché sono stati fondamentali appunto per far sì, oltre a quello che ha fatto di straordinario, non ha due bambini, per portare a compimento questa cosa. Massimo, siamo alle battute conclusive. Siamo alle battute conclusive, sì. Una parte molto, molto toccante del libro riguarda l'incontro col Pontefice, no? Sì. Quindi è intuibile che la grande forza morale di Silvana sia stata ulteriormente rafforzata da una fede autentica e sincera, ma al di là di questo i suoi meriti, la sua spinta morale e etica ci sarebbe stata comunque, qui sono questi dei requisiti laici molto importanti e per questo ha avuto il riconoscimento laico più alto della Repubblica. Un ruolo fondamentale su questo lo ha svolto l'onorevole Walter Verini, che prego di venire qui a fare un breve saluto, perché anche in questo caso non è stato solo il parlamentare che si è preso cura di un caso, ma è stato un personaggio che ha condiviso l'umanità di Silvana. Sì, io voglio ringraziare innanzitutto Federica e Fabrizio, perché credo che scrivere una cosa del genere sia stata ogni giorno, ogni minuto un rinnovare un dolore. Però va ringraziato perché oggi qui sta succedendo una cosa, è stato già usato questo termine magia. Spesso chi non c'è più sopravvive nel dolore dei familiari, nel dolore degli amici, di chi l'ha conosciuto. Ecco, oggi Silvana non è qui con noi fisicamente, però il suo messaggio, il suo impegno, il modo come ha affrontato quel calvario sono qui con noi e oggi lo saranno anche, da oggi lo saranno anche nelle pagine di questo libro. La seconda cosa bella che voglio dire, l'ha detta mi pare il sindaco Bacchetta all'inizio, essere qui un mese fa non sarebbe stato possibile, sia pure a distanza, sia pure con le regole, però è un segno di fiducia. È un segno di fiducia che è esattamente quella fiducia e quella speranza che hanno guidato la vita e gli ultimi 4 anni soprattutto di Silvana e della sua famiglia. E siccome questo paese, ma non solo l'Italia, hanno bisogno di tanta speranza e di tanta fiducia, è un bel segno anche questo. Infine, è stato ricordato in realtà il merito dell'attribuzione dell'onorificenza a Silvana va a Fabrizio perché lui va a Fabrizio perché mi chiamò e ci muovemmo con il prefetto. Però voglio dire, abbiamo sì velocizzato, però questo anche questo è un piccolo insegnamento che quando, al di là delle persone, quando le istituzioni si muovono insieme e i risultati arrivano presto e Dio sa quanto c'è bisogno anche in questo momento di fare presto per risolvere tanti problemi che purtroppo
la pandemia ci ha consegnato. Per questo rinnovo i ringraziamenti e un grande abbraccio a Fabrizio e alla sua famiglia. Grazie a te. Walter, Massimo, Marco, se puoi fare una foto perché ci tengo a questa foto, perché finora non l'ho fatto, l'avrei fatto dopo anche con gli altri ospiti, però voglio fare simbolicamente la prima donazione ufficiale, la prima consegna ufficiale, perché donazioni saranno, speriamo, tante, relative appunto al libro, a Walter Verini, come massima istituzione anche qui con noi, perché qua su in cima io l'ho voluto mettere Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Io credo che sia, per lei è stata una soddisfazione immensa. Quel giorno Walter della consegna non c'era, ma è come se ci fosse stato, c'era il prefetto che ha fatto tanto al pari di Walter. Quindi voglio consegnare ufficialmente questo libro, Il suo sorriso ribelle, a Walter, a nome della mia famiglia, a nome anche di Leonardo Bambini, perché veramente Walter è stato fondamentale. Non dimentichiamoci, e io in quel passaggio dedicato tante righe, quando Walter ha fatto di tutto quella sera per arrivare a Città di Castello tarda serata alla fine di una manifestazione teatrale per dare l'annuncio ufficiale a Silvana che sarebbe diventata Cavaliere al Merito della Repubblica. E io mi ricordo che Silvana tornò a casa, mi disse: ma tu ne sapevi qualcosa? E io non risposi, ovviamente, mi disse: ha fatto tutto Walter Verini. Prego. Non voglio far perdere ulteriore tempo, però è molto bello anche questo titolo, perché i problemi della vita, anche le lotte, anche le cose, si devono affrontare in due modi: ribellandosi alle malattie, alle ingiustizie, alle prepotenze, insomma alle cose brutte, però facendolo anche senza rabbia, senza arroganza, facendolo appunto col sorriso. Grazie anche per questo. Grazie a te. E se abbiamo la conclusione, per un saluto allora a Don Paolino, parroco di Selci, un saluto, porto anche il saluto, magari me lo conferma anche Don Alberto Gildoni, porto anche il saluto di Sua Eccellenza il Vescovo, che è impegnato in una rappresentazione, in una cerimonia ufficiale, che comunque, lo ribadisco, è stato fino all'ultimo vicinissimo a Silvana. Questo voglio ribadirlo, e non solo. Don Paolino. Un grande laico che si chiamava Aldo Capitini, parlava della compresenza dei defunti. E argomentava, è un modo di parlare, lo argomentava alla sua maniera, diceva, proprio come per dire che quando uno muore non se ne va definitivamente. Dal punto di vista religioso cattolico noi la chiamiamo la comunione dei santi, il rapporto tra i vivi e i morti che continua, e questo è importante coglierlo in questo momento, proprio perché, diciamo, ecco, in qualche modo noi crediamo che Silvana sia qui presente, non solo nel ricordo, diciamo, di tanti di noi, me compreso, eccetera, ma proprio anche presente perché c'è questa comunione dei santi che ci fa rimanere uniti. Certo, ci vuole un po' di fede, ci fa rimanere uniti con le persone che sono passate, dico io sempre, che non sono morte, ma sono passate attraverso la morte. Io ho visto gli ultimi istanti, diciamo, se volete, di Silvana, l'ho detto il giorno del suo funerale, lo ridico qui perché mi è rimasto impresso. Qualche ora prima che passasse attraverso la morte, andava a trovarla lì, era lucida, presente, come va, eccetera. E mi ricordo, si interessò di come era andata una nostra iniziativa che io avevo annunciato un giorno che c'era la sua. Dico: Silvana, mi fai dire questo? Sì, sì. Il trentesimo della comunità del CEIS, eccetera. Com'è andata, lei qualche ora prima di morire mi domandò com'è andata quella manifestazione. Ecco, questa capacità di interessarsi, di preoccuparsi, che anche delle cose che fanno gli altri, eccetera, questo credo che sia importante coglierlo, questo aspetto di solidarietà, di comunione e di vicinanza. Ecco, che credo che, io mi riferisco a quello che diceva Carlo il dottore, no? Di fronte alla morte chi si dispera, capita a volte, chi si arrabbia, perché a me, che ho fatto di male,
chi piange, chi invece dice no, lei sapeva tutto, disse no, voglio trasmettere messaggi di vita, perché la vita è più forte della morte e lei ci ha dato questa testimonianza. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie. Grazie. Abbiamo veramente alla conclusione. Sì, sì. E prima di ridare la parola a Fabrizio, ecco, gli ultimi due interventi ci hanno fatto capire ancora un altro aspetto di questo libro. Questo libro non mette in evidenza un santino tanto per non scordarlo, ma fa della Silvana una presenza tuttora viva, una memoria quindi importante contro anche il presentismo di oggi che mette da parte la memoria. La memoria è importantissima, lo dicevamo anche prima. Da questi ultimi interventi, credo, e da quello che ha sottolineato Fabrizio, questa solidarietà per lo IEO, io credo qui ci sono tanti amministratori, eccetera, che sia importante, abbiamo visto in una fase così, così delicata come ci sia stata molta preoccupazione per i contagi, eccetera. Io credo che in questo territorio bisogna avere anche molto presente l'allarme che arriva da tante parti per l'incidenza del cancro che c'è in questa zona, quindi altrettanta cautela, altrettanta precauzione, altrettanta prevenzione, forse, se non di più, toccherebbe fare sotto questo aspetto. Grazie a tutti per essere intervenuti, conclude ovviamente Fabrizio. Grazie, innanzitutto grazie a Massimo, io mi sembra che mi approfitto tutte le volte di Massimo, ma quant'è che ci conosciamo? 2-3 anni, no? Quindi credo che 120. L'amicizia va oltre, e lo ringrazio sempre per la sua straordinaria competenza, la sua straordinaria bravura e sensibilità, dimostrata anche nel giorno dei funerali, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Saluto l'amico Fabio Battistelli, perché è sempre stato presente, sempre, sempre. Saluto il vice sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. Saluto, io ci tengo molto al mio paese, se ci teneva molto anche Silvana. Saluto il referente delle associazioni di Selci e del coordinamento, Enrico Ligi, che ci ha appena raggiunti. E poi ci sono tanti amici che vorrei salutare, ma tanto loro lo sanno. Allora, in conclusione, scusate, con la scusa di metterlo in chiaro, ho preso un po' di tempo. Allora, approfittando della diretta Facebook, ricordo che domenica prossima è in cantiere un'iniziativa. Domenica prossima è il giorno del 51esimo compleanno di Silvana. Noi avremo intenzione di fare un qualcosa di particolare, e così anche per promuovere la vendita del libro. Nei prossimi giorni, diciamo che sarete informati, anche chi ci segue nella diretta Facebook, alla faccia del cancro. C'è Andreina, Giuseppe, i nostri cari amici di Selci, ci mettono a disposizione uno straordinario posto. Vediamo quello che sarà possibile fare. Da lunedì ne parleremo. Invito a chi avrà preso il libro a postare su Facebook e su Instagram la sua foto con l'hashtag il tuo sorriso ribelle. Poi, sempre tramite i social, insieme a Federica, renderemo noti tempi e modi relativi alla distribuzione del libro. Noi siamo disposti, e questo credo sia una particolarità, l'ho detto anche prima durante le interviste, anche a portarla a casa di ognuno di voi o comunque inviarlo in ogni parte d'Italia. Vogliamo che il sorriso di Silvana possa supportare serenità all'interno di ogni famiglia. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguito nella diretta Facebook sul profilo La Falce del Cancro, che ha migliaia di visualizzazioni ed è diventato un punto ormai di riferimento nel ricordo e non solo di Silvana. Concludo con la significativa frase di Silvana quando ha ricevuto l'onorificenza cavaliere al merito della Repubblica. Questo riconoscimento premia tutti coloro che non si arrendono e che fino all'ultimo combattono una battaglia che solo sostenendo la ricerca si potrà vincere. Un applauso.